This is the Rexen 91 Show. Allora, ho sempre anche quando siamo nuovamente qui per un altro 20° video gameplay. Questa volta su Dark Souls. E mi faccio sempre prendere un po' troppo, ma sempre qui con Queto, che questa volta, oh, insomma, facciamo questa. Stay down and lick it. Ok, fate finta che non l'ho detta questa. Andiamo. Già. Ok. Allora, siamo qui, dobbiamo andare dentro all'antica fortezza di Senna. Questa antichissima fortezza in cui si faceva tutto. Festini, party. C'era Mangioglio, un sacco di altra gente interessante. E ti adoro. 4,80 serve? Allora forse... Yes! Temibili! Temibilissimi cavalieri! Sì, cavalieri. Guerriere lucertola di Set. Beh, no, in effetti la prima volta che li guardi sono abbastanza terribili. Però dopo un po'... In realtà io ho preso l'arco per attirare quello. E sono un cazzone. Oh! Ok, io questa non la capisco. Ogni tanto c'è, ogni tanto no. Vai a capire perché. Quella la andiamo a prendere adesso. Intanto l'arco ce lo abbiamo. Ce lo abbiamo, che sì, l'archetto. Allora, mettiti così. Sarà un po' lunga, quindi probabilmente. Ok, credo si sia buggata. Io vedo il pulsante dove escono le frecce, ma non vedo la vipera. Yeah. Sì. Direi che si è buggato. È grande. Andiamo, è morta? Yes! Baby! Ok, ora. Con calma e sangue freddo. Uno. Vai, vai, vai. Mamma mia, mi sembra... Mi ricorda un film... Che adesso non mi viene in mente... Vabbè, niente. Vabbè, tutto quanto mi ricorda Berserk. Lo sappiamo tutti, lo so io, lo sapete voi. Lo sa Frank Crispino. Buongiorno. Yeah, cucciolone. Quanto sei carino. Oh, ehi. Sono stato preso da una palla. Come mai? Perché sei un povero coglione. Ehi tu. Ehi. Ehi. Allora fai quell'attacchetto. Non quello coi denti. E sei un testina di abbacchio. Qui. Forza. No! Sei un maledetto testa di cazzo! Devi farmi l'altro attacco! No, non voglio tornare all'ultimo falò. Nah. Questo me dovevi fare, ma lo devi fare qui! Oh! Bravo! Bravo! Ti adoro! Ora vai a fanculo! Allora, Logan! Ehi! Cioè, perché non mi sono un vecchio squattrinato, bla bla bla, ho usato chiave universale. Ciao! Bene! Ok! Che simpaticone che è Logan! Che simpaticone! Poi in realtà lo dovremmo liberare nuovamente, tipo altre... Un'altra volta, mi sembra. Sì, perché è un genio e quindi si fa intrappolare due volte. Beh, quando uno è un grandissimo saggio magico, tipo Mago Merlino, fuso a... che cazzo ne so, Maga Mago, si vede anche da queste piccole cose. Tipo, farsi intrappolare dalle stesse persone due volte. Ehi!
Oddio santissimo, quanto vi adoro quando siete così coglioni. Dai, andiamo. Let's go. Anello di protezione d'acciaio. E ci mettiamo questo. Perché effettivamente quando poi prenderò l'armatura di Havel, l'equilibrio non ci faccio più niente con quell'anello. È ottimo, ma l'equilibrio ce l'ho. Bene. Grande. Ah, ok, perfetto. Non mi ha tolto l'equilibrio il cazzone. Dai. Dai, 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 dai. Bevi tutto. Però... mamma mia, quanto sei sexy. Andiamo, 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 andiamo. Cazzo. Ho rischiato tantissimo. Tanto, tanto, tanto. Allora, tecnicamente io la dovrei mandare qui. Però voglio anche fare un'altra cosa. Ovvero questo. Vai, vai. Bravo così. Sbrigati, sbrigati, sbrigati. Non farmi questo, 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 non farmi questo. Yes. Yes. E tu dovresti essere un mimic. Per la precisione, eri un mimic. Ora non più. Ora sei la mia lancia. Ok, ci vorrà un po'. E psi! Togliti dal cazzo, togliti dal cazzo, togliti dal cazzo. Grande. Questo ci... che cosa ho fatto? Che cosa... da che cosa mi sono salvato? Non lo so neanche io. Da tanto, da tanta, tanta, tanta roba brutta. Ora andiamo qui. Reinfiliamoci tutto quanto. Credo. Mi conviene reinfilarmi tutto quanto? Ho il dubbio. Vai. Ok. Credo che debba rifare il pezzo della palla, vero? Potrei anche fare questo, che è molto più intelligente. Anche di parecchio. Quindi, mandiamolo per di qua. Yes! E abbiamo anche aiutato Sigmire of Katarina. Quindi... mamma mia. E quindi adesso siamo qui. Madre di Dio. Facciamo un'altra cosa, eh. Questa armatura qui non mi serve a niente. Yes! Al volo! Al volo! Grande così, grande! No, bellezza! Non oggi! E non a Rexen! Mamma mia, ho rischiato tanto. Lo sappiamo tutti. Tutti quanti sappiamo quanto cazzo. Liscio bambina. Boom. Yeah. Quanto duro questa roba. Let's go, let's go. What you gonna do? What you gonna do in the jungle? Let's go, let's go. Attenzione a sinistra. Lo so, carissimo, lo so. Però io ho il mio arco.
e ci vorrà un altro po', quindi whoopsie yes. Oh, adoro quando è così. E adesso di nuovo boom 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 boom. Mamma mia. Oddio, che cosa ho visto. Ah, no, 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 no. Che cazzo? Che cazzo? Bei cazzi. Oh. Mamma mia, perché sono passato qua? A me manco mi serviva. Madre santissima, doloratissima. Ah. Che cosa stava per succedere? Allora, da qui. Ok. Ah, prima di qua. Prima di qua. Prima dei signori. Quindi, prima di tutto, Balder. Oh. E vorrei farvi notare, ragazzoni, che non sono mai morto. Oh yeah. Quindi, per adesso. Per adesso non sono mai morto. Quindi, per il momento, e sottolineo per il momento, il viaggio ad Anorlondo ce lo stiamo meritando tantissimo. Ecco, anello pietra della fiamma. Sì, sì, ti tenete. Dammi tutto. Dammi tutte le tue budella d'oro. Le rivenderò a Pecis, probabilmente. Tanto quello si prende tutto. What? Anime? Dapir in che modo? Per quale malsano motivo c'erano delle cose qui? Opsi! Ora prendi un'altra umanità. Io mi sento male però, mica devo continuare così. Vai qui. No, torno umano, sono già umano. Ravviva la fiamma. Grai. Dai, cazzo. Yes. E dato che sono qui, dai, tentiamo anche di farci il gigante di ferro. Dove devo? Di quale? Yes. Per un attimo ho sbiancato, ho fatto, oddio, non mi dica che devo rifare tutto quel pezzo, non mi dica che devo rifare tutto quel pezzo, non mi dica che devo rifare tutto quel pezzo. Mi sento male se è così. E invece no, invece la mia buona stella colpisce ancora. E fammi togliere da qua, fammi togliere da qua. Adoro questi pezzi. Buongiorno. Cazzo. Ghiezzo. Boom. L'equilibrio non te lo tolgo neanche ammazzate, ma t'ammazzo. Quindi su un poco più o meno sia la stessa identica cosa. Adoro questa roba, adoro questo gioco, adoro questa roba e questo. Dai, lancia sta cazzo de... Oh! Oh! Abbiamo la stessa armatura poi, caro. Quindi... Dai, sul serio. Sul serio. Sul serio. Vai, proviamo a fare perri. A moi. Ma che chiede? Dammi il tuo stocco, Ricard. Maledetti nomi francesi. Tutti... Gne gne. Je suis. Je t'aime. Je babin. Tutta sta robetta qui. Tutta così, si, sui. Français. Come se a noi ci fregasse qualcosa. Come se a voi vi fregasse qualcosa di tutto sto ambaradamme che so di. Sarete tipo con la pace. Di che cazzo sta parlando adesso? What the fuck? Sì, lo so, più o meno faccio questo effetto un po' a tutti. Vabbè, tu sono un tipo
sexy e particolare. Più particolare che sexy. Ammetto anche questo. Quindi, andando qui, giriamo per di qua. Ora non mi serve andare a comprare le titaniti, ci penserò poi. Balder! Bonjour! Ti amo anche io. Mi dai il tuo scudo per caso? Titanite. Sei uno stronzo come tutti gli altri. Beh. No, 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 fermi, fermi, fermi tutti. Mi serve andare dall'altra parte. E... mamma mia, ok. C'ho il panico ogni volta che faccio sto pezzo. Questo che mi dà un scudo a torre. Molto, sono molto propenso a prendere. Anche quello di Katarina non mi dispiacerebbe, però... sembra che non vendi elmo d'acciaio. Su via, possiamo fare di meglio, signor venditore. L'unica cosa per cui sei importante sono le titaniti. E basta. Oh, vabbè, giusto se volete l'armatura di Sid Meier. Altrimenti è abbastanza inutile. Sì. Certo. Certo. Chiave di gabbia. E ora possiamo attivare il checkpoint. E andare ovviamente a uccidere il piccolo bastardo. Cioè piccolo. Aspetta. Piccolo un cazzo. Quell'enorme ammasso di acciaio, ferro e roba e steroidi che ci aspetta là. Se si è capito. Spero di sì, perché non voglio ripetermi. Comunque qua sopra, sopra a sto ponte. Qua. E ora spero si sia capito. Ora rimettiamoci tutto e prepariamoci alla battaglia del secolo. Attivando ovviamente prima uno di questi, così almeno abbiamo il checkpoint attivato. Quanto sono maledettamente intelligente. E voglio fare questo perché almeno quando uscirò e rientrerò, se uno stronzo mi hai preso comunque con quella dannatissima roba elettrica. Vaffanguore. Ah. Ah, io non so poi. No, vabbè, dai, vi faccio vedere anche questo pezzo, anche perché è abbastanza veloce. Non cadere. Bene. Vede niente? Ah. Come al solito. Ora vado qui sopra, ammazzo il bestione e arrivo. Dobbiamo ammazzarle due in effetti. Ehi! Ciao! Di già. Dai. Ciao. Credo che il gigante potremmo anche farcelo da soli. Ma come ho già detto prima, mamma mia, dato che eccoli, caro Golem, come dicevo, ce lo potremmo anche fare da noi, da soli. Però, dato che tecnicamente mi vorrei anche sbrigare, che siamo già a 21 minuti e 30 e avevo preventivato che i video dovessero essere da 10-15 minuti l'uno, siamo andati un po' troppo oltre. Evochiamo il caro Tarkas, a cui poi ovviamente ruberemo l'armatura finché non avremo quella di Havel. Dai Tarcone, andiamo insieme a Norlondo e poi tu ci creperai come un cane, tentando probabilmente di entrare nel dipinto di Ariavis, ma... Andiamo! Tarkas c'ha tipo... Oh, vabbè. È sempre qui a pensare male. Tarkas!
tutto tuo. Sì, lo so, anche io dovrei fare il tank, ne sono a conoscenza. Ma dato che... Madonna. No, 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 non farlo. Bravo, bravo, bravo. Grazie per non avermi lanciato nell'iperspazio. Quello senza ritorno. Dai, dai, dai. Abbattiamolo. Sì. Mamma mia, non cadi, eh. Non cadi. Tarkas non vuole cadere. Potremmo ucciderlo. Yeah. Nucleo del golem. Ciao Tarkas, grazie per l'aiuto. Ci si vede quando te ruberò tutto. Ehi, ad Anorlondo, ci andremo nel prossimo video gameplay. Quindi bro, questa cosa poi mi ha sempre ricordato a me, non so voi, Minas Tirith, sta porta. Mi ha sempre ricordato, no Minas Tirith, scusate, il fosso di Helm. Non so perché, ma ha sempre ricordato stavolta il fosso di Helm. Sempre avuto sto flash. I don't know why. Sarà perché è una porta nella montagna, quindi... Comunque, ci vediamo al prossimo video play. Ciao a tutti, bro, su Raxanuntu. Oh yeah!